Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Primo video del 2023, ho deciso infatti di stravolgere un po' la mia postazione video così per parlare, non più in camera mia, ma poi vedremo. Oggi è una bellissima giornata nonostante sia il 2 febbraio e vi devo raccontare un sacco di cose. È da più di un mese che non pubblico e in quest'ultimo mese sono successe veramente tante cose, infatti non ho avuto veramente la testa per registrare, ero piena di pensieri, piena di preoccupazioni e cose da fare. Sono molto felice di come è andato il mio 2022, ho realizzato veramente un sacco di obiettivi, ho fatto il viaggio dei miei sogni, ho iniziato il percorso Barefoot, portato i cavalli a casa, ho fatto un viaggio nei Paesi Bassi, ho incontrato tantissimi amici, fatto tantissime nuove conoscenze, tantissime nuove esperienze, ho iniziato una collaborazione con Luca Moneta, ho cambiato università, è stato veramente un anno molto pieno e soprattutto è stato l'anno in cui ho vissuto il sogno della mia infanzia, ovvero avere i cavalli a casa e godermeli al 100%. Vi prego di seguirmi sul mio profilo Instagram, docentothegreyhorse, se ancora non lo fate, perché lì sono estremamente attiva e vi tengo aggiornati sempre su tutto. Quindi chi mi segue su Instagram già saprà le ultime notizie. La principale che vi devo assolutamente dare per poter proseguire poi con i video è che 3 giorni fa Ares è tornato a casa sua. È stata una decisione che ho preso io, i suoi proprietari in realtà me lo avrebbero lasciato a tempo indeterminato, ma mi sono resa conto che era troppo impegnativo rispetto a quello che mi aspettavo. Stava togliendo molto tempo ai miei cavalli, che ho molto trascurato in questi ultimi 3 mesi e mezzo, e senza una struttura adeguata era veramente difficile lavorarlo correttamente e anche un po' pericoloso, quindi senza un tondino, senza comunque un campo recintato per il lavoro. E è stato molto difficile, onestamente, questi ultimi mesi mi hanno molto molto stancata, molto preoccupata. Ares è un cavallo eccezionale, impara veramente molto velocemente, mi ha dato tante soddisfazioni, ma non era un cavallo che ero pronta ad accogliere in questo momento, con la frequenza obbligatoria, con tantissimi altri impegni. E quindi è tornato a casa sua, dove comunque starà bene, spero che un giorno possa tornare, magari quando appunto avrò più competenze, una struttura più adeguata e più tempo da dedicargli. Nel frattempo appunto i miei cavalli non hanno fatto assolutamente niente, quindi adesso stiamo cercando di riprendere il lavoro, Franci mi dà una mano e domani abbiamo Eleonora, che è la nostra osteopata, che gli rimetterà un po' in sesto dopo la pausa invernale, sono abbastanza incriccati. E presto partiremo anche per un'esperienza fighissima e vi porterò con noi, sarà stupendo. E che altro? Ah sì, a metà gennaio la capannina è stata portata via da una tromba d'aria, letteralmente distrutta. E adesso stiamo finendo di ricostruirla in un altro punto, però nel frattempo i cavalli sono stati al riparo in una rimessa dei trattori, da cui ovviamente abbiamo tolto i trattori, l'ho pulita, ho messo la lettiera e loro stanno lì da un po' durante la notte. E abbiamo avuto una bufera di neve, quindi i cavalli si sono divertiti nella neve per la prima volta da quando sono con me, perché i maneggi che abbiamo frequentato non nevicava mai. E basta, più o meno queste sono le notizie. Devo dare l'ultimo esame della sessione e poi sarò finalmente libera, almeno per un po' di giorni, prima che ricomincino le lezioni. Spero di portarvi un po' di bei video e niente, adesso proseguo un po' il vlog normalmente, quindi senza più premesse, anche perché questa luce è troppo strana. Andiamo! Birbone! Corda. Passare, vai Doci, entrare, grazie. Ovviamente in pigiama con i miei bellissimi stivaletti della Decathlon ormai usatissimi. Devo dar da mangiare ai gatti. E ecco i cavallini che mi aspettano. Comunque questo è il primo inverno in cui Doci mantiene il peso così bene, di solito diventava veramente tutto ossa durante l'inverno e è anche il primo inverno in cui non ha mangime e non viene montato e non viene allenato comunque mai, perché per 3 mesi non ha veramente fatto nulla,
il mangime non lo do da praticamente un anno e quindi per farvi capire cosa c'è dietro in realtà al benessere dei cavalli. Sono super super soddisfatta, non vedo l'ora di rimettere un po' di muscoli, poi sarà perfetto. Bravo! Questo è tutto il programma che voglio ripetere oggi ed è solo la metà di quello che devo sapere tra 2 giorni. È veramente abbastanza roba. Allora, la Ele ha trovato i cavalli abbastanza bene, nel senso che cioè, sono molto bene fisicamente e di spirito, però Doshi come al solito ha varie rigidità. Cioè, c'era da aspettarselo, ma lui ce le ha sempre avute, in più 3 mesi di fermo, il freddo, eccetera. Diciamo ha un po' peggiorato in alcuni punti, però fisicamente sta molto bene. E Pimpi invece è molto meglio di Doshi, come sempre, perché nonostante abbia 10 anni di più, non ha mai troppe contratture, è un po' rigido nella parte anteriore, un po' sulla nuca, per il resto è a posto. Doshi appunto dovrà fare parecchio stretching, devo fargli massaggi con l'arnica sui garretti prima di fare qualsiasi tipo di attività, però niente, l'unica cosa che non mi è piaciuta molto di 200 è che non si è comportato bene, cioè lui è sempre stato molto bravo, molto collaborativo in tutte le cose, ma nel periodo con Ares ha preso un po' troppo, si è fatto un po' troppo trascinare da Ares, e dai suoi atteggiamenti da cavallo giovane, quale è, perché Ares ha 6 anni, 200 ne ha quasi 17 e si è un po' confuso le idee, quindi oggi era abbastanza indisciplinato, ma devo dire che è un periodo che è proprio un po' fuori di testa, del tipo che ti sgroppa mentre lo porti a mano o non lo so, vuole giocare come un bambino, però ha quasi 17 anni. Quindi dobbiamo un po' lavorare su quando si può giocare e quando dobbiamo stare un po' alle regole, tra virgolette, o almeno al rispetto delle persone. E gli è partita un po' la testa, ma da Doshi mi aspetto sempre di tutto perché non è totalmente centrato. Ma sono super contenta che siano stati trattati perché presto appunto partiremo tutti e tre per un'esperienza davvero davvero figa e non vedo l'ora di portarvi con noi. Comunque adesso devo veramente studiare, sono le 4 e devo ripetere tutte queste cose prima di domani. Dove vai, Doshi? È di là il campo, eh? Vai piano! Oddio, attento! Doshi! Doshi! Ti calmi? Guarda com'è bravo a fare le scale però! Doshi è pazzo! È totalmente pazzo! Mamma mia! Vai, lo liberi o vai a corsa? Attento, Doshi! Che questo è tutto Doshi lì. Calmati. No, ma non torniamo indietro, eh. Facciamolo prima smaltire un attimo. No, ma questo è pazzo come un coso. Dove siamo andati l'altra volta, amore, sì?
Bravo, Doria. Andiamo verso il bosco delle ciliegie? Vabbè, Doce, è sempre bello avere a che fare con te. Ok, torno su questi schermi, oggi è il 7 febbraio, quindi è passato un po' di tempo, ma ieri ho fatto il mio ultimo esame della sessione. Non penso sia andato molto bene, ma non mi frega più nulla, ho 2 settimane di vacanza da dedicare ai cavalli al 100% e sono felicissima. Quindi devo sistemare tutto il mio cassone, fare delle mega pulizie perché non pulisco le cose da troppi mesi. In più, appunto, lunedì partiamo, dita incrociate, perché è veramente successo di tutto in quest'ultimo periodo, però devo preparare tutto per la partenza. Doci ha una coda che fa paura, sembra paglia sporca, e niente, poi dopo magari faccio un po' di stretching, un po' di esercizi con loro. E stamattina mi hanno anche spedito le scarpette per cavalli che non vedo l'ora di avere per poter riprendere a fare le passeggiate. Vi farò anche un video recensione, un video in cui le provo, anche lì spero veramente che la taglia sia giusta. Mi sono affidata al sito Barefoot Shop Italia, quindi le taglie me le hanno date loro, però non si sa mai. Speriamo bene, aspettatevi tantissimi nuovi contenuti che, niente, sarò molto più attiva in questo periodo, mi voglio impegnare ad esserlo. Spero che questo breve video, un po' riassuntivo, un po' confusionario, vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!